A parlare di corallo, a farlo con un maestro, veramente una leggenda nel mondo della pesca sportiva a suoi tempi e soprattutto questo grande amore per il mare, no? Che Massimo Scarpati racconterà anche stasera. Sì, questa è la terza serata che facciamo sul corallo, quindi parliamo di corallo, non della prima parte della mia vita legata, diciamo, alle gare sportive. E sarà sulle tecniche, diciamo, di pesca del corallo, da quando si è cominciato a pescare il corallo fino ai giorni nostri. E poi dopo passerò la palla, diciamo, a Lorenzo. Che parlerà anche del corallo, di un tipo di pesca moderna che purtroppo è stata vietata. Il nostro mentore Lorenzo, che è un biologo marino, però chi meglio di Massimo Scarpati può raccontare quello che veramente è la valenza di questo oro rosso, così chiamato, che d'altronde dai tempi dei Fenici, insomma, lei ci insegna, è stato veramente pescato e soprattutto sottolineato nella sua valenza, per la sua bellezza. Però non dimentichiamoci che poi il corallo è anche uno strumento indispensabile per la vita marina, per gli ecosistemi. Sì, questo è vero, ma non parliamo in quel caso lì, parliamo di corallo madreporico. Il corallo rosso è tutta un'altra cosa. Non si potrà mai distruggere il corallo rosso completamente, anche perché lui si sviluppa, diciamo, il suo ambiente ideale è sempre alle temperature di 13-14 gradi e quindi sempre oltre 50 metri, ed è un corallo che anche se venisse non potrà mai essere prelevato totalmente, non creerebbe nessun problema, diciamo, all'equilibrio del mare e della natura. Mentre il corallo di madreperla, la madreperla delle barriere corallino, quello è in un rischio, in un notevole rischio.